Immaginate di essere il capitano di una nave. La vostra nave è equipaggiata al meglio e carica di provviste per un lungo viaggio. Avete pianificato ogni dettaglio della rotta, i porti di scalo e gli orari di arrivo. Ma siete consapevoli che durante il viaggio potrebbero sorgere imprevisti, tempeste, venti contrari o problemi tecnici. Come capitano esperto sapete che è fondamentale lasciare margine nel vostro programma per gestire queste emergenze. Senza questo spazio di manovra rischiate di andare fuori rotta, subire ritardi o addirittura mettere in pericolo l'equipaggio. Lo stesso vale per la nostra vita quotidiana. Continuate a guardare fino alla fine per scoprire quanto tempo dovremmo dedicare alla gestione degli imprevisti. Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Mi chiamo Maurizio, sono un coach delle abitudini e aiuto le persone a migliorare la propria qualità della vita attraverso la nutrizione, lo sport e la crescita personale. Oggi parleremo di un aspetto cruciale per una vita serena, la gestione degli imprevisti. Negli anni ho imparato che per quanto si possa essere bravi a pianificare, la vita riserva sempre sorprese inaspettate, che si tratti di un'emergenza lavoro, un imprevisto in famiglia o un cambio di programma dell'ultimo minuto. Saper affrontare questi ostacoli può fare la differenza tra una vita stressante ed una entusiasmante. Oggi vedremo il segreto per creare spazio nella vostra routine per accogliere gli imprevisti senza esserne travolti. Per gestire gli imprevisti efficacemente dobbiamo prima capire l'importanza di lasciare dello spazio vuoto nella nostra agenda. Immaginate la vostra giornata come un vaso di vetro e le vostre attività come pietre. Se riempite il vaso fino all'orlo, non ci sarà più spazio per aggiungere altro, creando così una situazione di stress e caos quando arriva l'imprevisto. Lasciando invece del margine tra le pietre, avrete lo spazio necessario per gestire emergenze o novità che si presenteranno. In questo modo, anziché farvi travolgere dal panico, potrete affrontare con calma la nuova situazione grazie al margine lasciato. Uno studio del 2021 della Harvard Business School ha rivelato che i manager più produttivi dedicano circa il 25-30% del loro tempo alla gestione di imprevisti e attività non pianificate, lasciando volutamente buchi vuoti nelle loro agende per avere la flessibilità di adattarsi a nuove priorità. Anche nella mia vita personale tendevo a riempire ogni minuto della giornata con impegni, convinto che fosse la chiave per essere produttivo, ma questo mi portava solo a stressarmi quando capitavano contrattempi. Un giorno, ad esempio, avevo programmato una serie di appuntamenti uno dietro l'altro senza lasciare alcun margine di tempo. Mentre ero in viaggio per un importante incontro di lavoro, ricevetti una chiamata urgente che richiedeva la mia attenzione immediata. Mi trovai in difficoltà a gestire l'emergenza perché il mio programma non aveva alcun margine di flessibilità. Da quell'esperienza ho imparato una lezione importante. Non bisogna riempire troppo l'agenda, lasciando sempre un margine di manovra per gli imprevisti quotidiani. Secondo esperti come Cal Newport, autore di Digital Minimalism, è consigliabile mantenere vuoto almeno il 30% del proprio calendario giornaliero e settimanale. Questa flessibilità vi permetterà di affrontare le emergenze dalle piccole cose come il traffico ad eventi più importanti come un problema di salute o un'opportunità lavorativa last minute. Inoltre, avere del tempo libero vi aiuterà a riposare la mente, ricaricarvi e rimanere concentrati sulle vostre priorità principali. Per darvi un esempio concreto, ogni mattina dopo la colazione lascio un paio d'ore libere prima del mio primo appuntamento di lavoro. In queste ore posso fare faccende, rispondere a messaggi arretrati o semplicemente godermi una tazza di tè. Ma soprattutto ho quel buffer di tempo per gestire qualsiasi imprevisto senza stressarmi. Un altro consiglio è lasciare dei buffer di tempo
tra un appuntamento e l'altro nella vostra agenda. Invece di incastrare impegni uno dopo l'altro, separate ogni attività con almeno 15-30 minuti di pausa. Questo vi permette di avere un piccolo margine di respiro in caso di ritardi o contrattempi. Ricordate la storia del capitano saggio? Allo stesso modo, costruendo questi 20 favorevoli di tempo libero nelle vostre giornate, potrete affrontare gli imprevisti con la stessa calma con cui quel capitano gestiva le tempeste. Oltre a creare spazio fisico nel calendario, lasciate anche dello spazio mentale. Non riempite la mente di impegni, promemoria e checklist infinite. Prendete l'abitudine di svuotare la mente attraverso meditazione, passeggiate rilassanti o scrivendo su un diario. Questo vi aiuterà ad affrontare con tranquillità i nuovi pensieri e i compiti imprevisti. Lasciare spazio vuoto nelle giornate può sembrare una perdita di tempo per chi è molto indaffarato, ma il tempo per riposare, ricaricarvi e prevenire lo stress non è mai sprecato. Vi renderà più efficienti, produttivi e pronti ad affrontare qualsiasi emergenza. Provate ad applicare questo principio su più livelli, nella vostra routine quotidiana, settimanale, mensile e persino annuale. Lasciate giornate libere, weekend di stacco completo o settimane per riordinare le idee. Questa flessibilità vi permetterà di gestire con calma sia le piccole che le grandi tempeste della vita. Ma ora tocca a voi ragazzi. Quanto spazio riuscite a lasciare libero nelle vostre giornate per gestire gli imprevisti? Avete provato a seguire la regola del 30% di tempo vuoto? Quali sfide incontrate nel mantenere questo spazio vitale? Condividete le vostre esperienze e strategie nei commenti qui sotto. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo viaggio verso una vita più serena. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella per non perdere i prossimi video. Nella prossima puntata esploreremo i segreti per una sana e deliziosa alimentazione a base vegetale. Che siate vegani, vegetariani oppure onnivori, troverete tanti consigli pratici e ispirazioni per nutrirvi in modo sano ed equilibrato. Per oggi è tutto, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.